Salvatore Tamburro, benvenuto Salvatore. Ciao Fabio, ciao, benvenuto, grazie del benvenuto e ovviamente un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, quindi quando si parla di Salvatore Tamburro si parla di questioni economiche, ma economiche ovviamente dal punto di vista che piace a noi. Salvatore è autore di libri molto interessanti, da Addio al debito, La via del denaro, poi Non è crisi, è truffa, usciti per edizioni SIE e uno per Nexus. Allora, caro Salvatore, non possiamo non partire dall'attualità di questi giorni, cioè dal declassamento, dal verdetto di Standard & Poor's. Volevo chiederti appunto intanto un ribadire quello che era stato un tuo giudizio molto forte proprio in uno dei tuoi libri sulle agenzie di rating e che cosa aspettarci adesso. Ah, allora Fabio, il discorso è molto semplice, tra l'altro è un discorso che va avanti da anni. Noi siamo in realtà vittime di queste società private, che sono le agenzie di rating, che è un vero e proprio cappello finanziario. Quando parlo di agenzie di rating, ovviamente mi riferisco alle tre sorelle Standard & Poor's, Moody's e Fitch, che sono delle società private che danno questi giudizi, che è appunto il rating. Ricordiamo sempre, ma giusto per fare un richiamo storico, che queste agenzie di rating alcuni anni fa davano una tripla A a banche come Lehman Brothers proprio poco prima del loro completo fallimento. Quindi ecco, giusto per ricordarci la loro attendibilità sul rating. Però sono delle società che operano in pieno conflitto di interessi, perché chi detiene le quote proprietari di queste agenzie di rating sono poi gli stessi che detengono le quote di multinazionali e banche. Quindi già puoi capire il conflitto di interessi insito in questa faccenda. Tra l'altro, come funziona il rating? Il rating funziona che tu paghi per avere un giudizio. Non puoi mettere delle obbligazioni sul mercato se queste non hanno il giudizio delle tre agenzie di rating. Quindi c'è tutto un sistema che opera in una situazione molto ombrosa, poco trasparente, in pieno conflitto di interessi. Quindi è come se io fossi uno studente e per superare l'esame pago il professore che mi sostiene l'esame. È un vero e proprio conflitto di interessi, non c'è alcun tipo di indipendenza. Ecco perché io sono dell'idea che il governo fa bene ad andare avanti sulla sua linea, quindi fregandosene, tra virgolette, del rating di Standard & Poor's, che comunque è stato un rating abbastanza, come dire, denigratorio nei confronti dell'Italia, perché comunque le aspettative di crescita secondo Standard & Poor's sono molto basse con questa politica monetaria messa in atto dal governo. Però purtroppo bisogna andare avanti su questa situazione qui. È vero, tu mi potresti chiedere, sì, però poi con lo spread come facciamo? Ebbè sì, il problema dello spread resta, ma lo spread in realtà che cos'è? Non è altro che il differenziare tra i titoli di Stato italiani e i bund tedeschi. È ovvio che è tutto collegato, perché nel momento in cui le agenzie di rating ti danno un giudizio negativo, quindi un downgrade del tuo rating, che cosa succede? Succede che i titoli di Stato, per essere venduti sul mercato, devono essere più appetibili. Per essere più appetibili vuol dire che io li devo caricare di maggiori interessi, altrimenti le banche che poi li acquisteranno sui mercati non se li andranno ad acquistare. Ed ecco che poi c'è il rovescio della medaglia, cioè che cosa succede? Che io per rendere i miei titoli di Stato più appetibili li devo caricare di interessi, ma caricandoli di interessi a questo punto aumenterà il debito pubblico, perché poi alla scadenza di questi buoni del tesoro lo Stato italiano, quindi alla fine noi cittadini, dovremo pagare un debito pubblico più alto. Quindi come vedete il discorso agenzie di rating, spread, debito pubblico sono tutti interconnessi tra di loro, ma fa parte di una macchina che è una macchina, voglio dire, in pieno conflitto di interessi e tra l'altro che danneggia l'economia italiana, ma non solo, quella un po' di tutti i paesi europei. Ecco,
La manovra del governo la ritieni così, diciamo, negativa o pericolosa? Hai già risposto, no? Però magari diciamolo anche meglio. E alla fine porterà, per come è stata scritta, secondo te, cioè dei reali impatti sulla nostra economia, oppure andava fatta anche più coraggiosa? Ma guarda, io sono un economista di stampo keynesiano, quindi è ovvio che io vado in una direzione sempre di politica monetaria espansiva, cioè sono dell'idea che è lo Stato che deve aumentare gli investimenti pubblici, perché gli investimenti pubblici a catena poi portano ricchezza e quindi generano anche investimenti privati e tutta una serie di cose. Non voglio entrare nel tecnicismo dei moltiplicatori keynesiani, vabbè. Però sono diciamo, ovviamente affine a una politica monetaria espansiva. Per quanto riguarda questo governo, ti dirò, si poteva fare molto di più, nel senso che quello che è stato fatto, anche questo condono fiscale, tra virgolette, mettiamolo così, pace fiscale, è molto interessante, poi vedremo se effettivamente darà dei risultati, adesso è ancora presto per dirlo. Ma già il fatto di sgravare i cittadini di debiti pregressi, o magari debiti che sono addirittura quasi prescritti in molti casi, è già una cosa positiva. Già il fatto di non aver proceduto a un aumento dell'IVA, già questa è una cosa positiva, però ricordiamoci che noi sull'imposta sul valore aggiunto abbiamo una delle aliquote più elevate di tutta Europa, quindi aumentarla ancora sarebbe stata veramente una mazzata per gli italiani. Si poteva fare di più nel senso che se tu vai a vedere i bandi di finanziamento per le piccole e medie imprese, ti accorgi che la maggior parte di questi bandi sono strutturati in questo modo, cioè tu prima devi anticipare dei soldi per acquistare attrezzature, macchinari per la tua impresa, per il tuo progetto di impresa e dopo ti vengono restituiti una parte magari a fondo perduto e una parte a tasso agevolato. Ora, la mia critica dov'è? In una situazione in cui le banche hanno chiusi i rubinetti del credito, o meglio, prima di darti un finanziamento ti fanno pure la richiesta delle lastre a raggi X del tuo corpo, mi aspettavo almeno degli investimenti, una capacità di investimento maggiore da parte dello Stato. E quindi ecco perché, a mio avviso, noi diamo un sacco di soldi all'Unione Europea per i vari meccanismi di stabilità e quote che dobbiamo versare, però questi soldi non riusciamo poi a riprenderceli indietro, perché secondo me i bandi anche pubblici di investimento sono strutturati in malo modo, soprattutto in questo determinato periodo storico. Invece, se vedi altri paesi, ad esempio la Germania, scusami, paesi come la Polonia, ma ti faccio un esempio, ha ricostruito le autostrade nuove in tutta la rete stradale polacca con i soldi dell'Unione Europea. Noi perché come paese italiano non siamo in grado di sfruttare questi fondi di investimento? Perché probabilmente i bandi non sono strutturati in maniera corretta, sono dei soldi che poi ritornano all'Unione Europea invece di sfruttarli come dovremmo sfruttarli. Quindi, ti ripeto, il mio giudizio non è né positivo né negativo, non mi sento di dare un giudizio negativo su questa manovra di governo, vedremo che risultati ci saranno. Mi piace la linea di Di Maio e Salvini nel senso di dire ok, siamo fermi sulla nostra decisione e andiamo avanti. Si farà reddito di cittadinanza, si farà il discorso pensioni quota 100, si farà la pace fiscale, ok. Però dobbiamo vedere appunto poi dopo che tipo di risultati avremo in termini di PIL, in termini di esportazioni e in termini poi di debito pubblico. Quindi è ancora presto per dirlo. E si parla tanto, no, di debito, che è un concetto, no? Tutti siamo nati con questo, intendo parlare di debito. Anche questo è un concetto manipolato. Quanto poi incide veramente, se questo debito poi ha un'effettiva sostanza? Ma guarda, il discorso del debito, forse proprio nell'ultimo periodo se ne parla tanto. Io mi ricordo che quando facevo conferenze 10 anni fa e parlavo di debito pubblico, deficit, insomma, venivo guardato quasi come un alieno. Invece adesso è un argomento proprio quotidiano.
Il debito pubblico come si forma? In realtà non è altro che la somma dei deficit calcolati anno per anno. Se tu sommi tutti i deficit, raggiungi la cifra attuale del debito pubblico. Okay? Però per quanto riguarda il caso dell'Italia, è un caso molto singolare, credo, perché devi sapere che in un ventennio italiano noi abbiamo avuto dei risultati positivi, cioè nel senso che cosa vuol dire? Che i costi erano inferiori ai ricavi per quanto riguarda il bilancio dello Stato. Però che cosa succedeva? Che questo utile del bilancio statale veniva completamente eroso dagli interessi sul debito. Perché? Perché se io chiudo il bilancio dello Stato con 30-40 miliardi di utile, però poi ho 80, 90, 100 miliardi di interessi da pagare alle banche, renditi conto che ovviamente andrò sempre in deficit. Questo continuo andare in deficit annuale genera quello che è la cifra attuale oggi del debito pubblico. Quindi, come vedi, ritorniamo a un discorso che facevamo anche prima sul discorso dello Stato che deve investire di più, del fatto che per esempio non abbiamo il potere di battere moneta. Noi lo Stato, la cosiddetta zecca di Stato, ecco, mettiamola così, non ha il potere di emettere moneta, dobbiamo emettere titoli di Stato. I titoli di Stato poi vanno sul mercato e ci saranno le banche, i cosiddetti specialisti in titoli di Stato. Tra l'altro c'è un elenco, per chi se lo volesse guardare, proprio sul sito della Banca d'Italia, dove trovate l'elenco di tutte queste banche definite specialisti in titoli di Stato, che se voi l'andate a vedere non trovate solo banche italiane come Unicredit, come Intesa San Paolo, ma trovate anche banche straniere come JP Morgan, come Goldman Sachs, che decidono se comprare o no i nostri titoli di Stato. Quindi in cambio loro comprano questi titoli di Stato e ci danno liquidità. Però il problema qual è? Che questi titoli di Stato hanno una scadenza che può essere di 3 anni, di 7 anni, di 10 anni, e alla scadenza lo Stato italiano deve pagare gli interessi su questi titoli di Stato. E ogni anno purtroppo è una cifra mastodontica, perché noi arriviamo a pagare qualcosa come quasi 100 miliardi di euro sui titoli di Stato in scadenza. Ora, noi possiamo fare tutte le finanziarie più belle di questo mondo. Possiamo, come dire, anche tassare i cittadini perché diamo dei servizi pubblici meravigliosi, ok? Però se poi l'utile viene ogni volta eroso per pagare gli interessi alle banche, viene da sé che questo è un sistema completamente contorto e quindi non può reggere alla lunga. Ecco perché io sono dell'idea che lo Stato dovrebbe anche crearsi, se vuole continuare a restare nell'euro, quindi continuando a utilizzare sempre la valuta euro, può creare, come hanno fatto altri paesi, tra cui ad esempio la Germania, delle banche che sono di interesse nazionale, ovvero delle banche che comunque emettono euro, ma non necessariamente devono chiedere soldi sui mercati primari o secondari, oppure emettere delle sorte di cambiali statali che sono una sorta di sostituto alla valuta dell'euro, un po' come fecero in Germania, nel secondo dopoguerra, dove si utilizzarono delle speciali cambiali che erano in EFO, e da lì, siccome ormai il marco era completamente svalutato, la Germania nel post prima guerra mondiale non aveva nemmeno più riserve auree, l'unico modo era quello di utilizzare delle cambiali. C'era il ministro delle finanze tedesche, allora era Schacht, che utilizzò questo stratagemma delle cambiali statali. E basta guardare la storia, la Germania nel giro di, possiamo dire, 3-4 anni, quindi in pochissimo tempo, è diventata in quel paese uno dei paesi più ricchi d'Europa, al punto che l'industria fu ricostruita da capo, ci fu la spesa agli armamenti. Quindi la Germania in quel momento rifiorì utilizzando semplicemente questo metodo delle cambiali che sono definite tecnicamente come MEFO, quindi se qualcuno è curioso li può andare a cercare su internet. E la stessa cosa si potrebbe fare pure oggi attraverso una combinazione di banca nazionale e di cambiali che possono far rifiorire gli investimenti statali, quindi gli investimenti pubblici. Tu parli di debito detestabile nel tuo libro Addio al debito, lo strumento giuridico proprio del debito detestabile. Ce lo spieghi un attimo?
Allora, guarda Fabio, questo è uno strumento giuridico che è stato introdotto da un giurista russo, un certo Sachs. È molto semplice la teoria. La teoria che cosa dice? Dice che se un debito è stato contratto da un governo precedente o da un'amministrazione precedente, però questo debito non ha portato alcun beneficio alla collettività, allora quel debito può essere giuridicamente annullato. Ti faccio un esempio: se tu vivi praticamente in una comunità, una comunità magari molto ridotta, entri in questa comunità, per esempio, oggi nel 2018. Nel 2016, però, c'era qualcun altro che governava questa comunità che ha contratto un debito di 10.000 euro. Tu entri nel 2018 e dici: sì, ma io perché devo pagare questi 10.000 euro di debiti che non c'ero, non c'entro nulla, non ne ho tratto benefici, mi devo far carico di un debito di un'altra amministrazione? No, non mi va bene. Introduco il concetto del debito dei restabili. Questa cosa che sembra, voglio dire, una teoria venuta da Marte, in realtà non è così, perché ci sono oltre 40-50 esempi storici che dimostrano come giuridicamente è stato attuato la teoria del debito detestabile anche in ambito pratico di paesi. Per esempio, anche Cuba, quando era sotto il dominio spagnolo e poi ebbe una sorta, riuscì ad avere poi l'indipendenza, Cuba annullò il debito che aveva quando era sotto appunto il dominio spagnolo, quindi utilizzando la teoria del debito detestabile. Anche quando l'Iraq, sotto il regime di Saddam Hussein, aveva all'epoca del debito, e poi dopo il regime di Saddam Hussein cadde, crollò sotto i colpi della democrazia, mettiamola tra virgolette, americana, che poi non era così, ovviamente la mia definizione è sarcastica. E che cosa accade? Accade che il debito fu annullato introducendo lo strumento giuridico del debito detestabile. Facciamo il caso dell'Italia. Domani mattina si può applicare in Italia? Beh, sì, si potrebbe applicare in Italia. Se io analizzo il debito pubblico italiano, 2 miliardi e 100 mila di debito che abbiamo, dico per dire, e mi accorgo che tutto questo debito è stato creato non per dare benefici alla collettività, ma magari per ingrassare le casse delle banche, allora io posso decidere anche di annullare metà di questo debito, oppure un 40%, un 30%, ma di sicuro posso applicare dei tagli e ritenere che questo debito è stato un contratto da precedenti amministrazioni che io non condivido il loro operato, non ne ho tratto benefici e decido di non pagarlo. Quindi questo libro, Al via debito, che io ho scritto ormai quasi 5 anni fa, più o meno, all'epoca era un argomento proprio completamente sconosciuto. Io ne parlai all'epoca a Piazza Pulita, programma di La Sette. Poi, dopodiché, c'è stato un silenzio tombale su questo argomento. Ultimamente è stato ripreso, e mi fa piacere, anche da un sindaco di una città importante come Napoli, quindi da De Magistris, che appunto ha ripreso la teoria del debito detestabile e ha detto la possiamo applicare al debito della città di Napoli. Cioè, debito della città di Napoli che ha 8 milioni di debiti, purtroppo è stato contratto da precedenti amministrazioni e quindi noi lo ripudiamo, cioè rischiamo di non accettarlo. Perché dobbiamo pagare noi questo debito che non abbiamo tratto beneficio, è stato contratto da altri, i giovamenti ne hanno contratti altri e non la collettività, noi lo ripudiamo giuridicamente. Quindi è una cosa che sembra campata in aria, però è, come dire, soppesata dalla giurisprudenza internazionale. Quindi io sono dell'idea, tra l'altro questo libro è finito anche nelle mani di soggetti politici che attualmente stanno al governo, ad esempio lo dici anche a Di Maio proprio personalmente. Quindi voglio dire, è uno strumento che si potrebbe applicare, ma sarebbe anche un modo per far capire alla gente come è strutturato il debito pubblico e perché una parte di questo debito, se non tutto, lo possiamo completamente annullare, quindi partire da zero in maniera molto più spedita, senza troppi condizionamenti esterni. Volevo chiederti un tuo parere anche su queste monete, no, alternative, monete elettroniche. Si è parlato molto in questi anni di Bitcoin, adesso blockchain. Alcuni ci vedono, diciamo, una sorta di riscatto
per l'uomo, per altri invece è solo un modello alternativo, comunque sia, che non sposta la questione principale. Ecco, per te che, diciamo, che scenari ci possono essere? Ma guarda, il discorso della blockchain è molto interessante, cioè nel senso come è strutturata la blockchain è un sinonimo di trasparenza a mio avviso. Il problema è che adesso su queste piattaforme digitali ci stanno mettendo mano le banche. Le grandi banche d'affari come Goldman Sachs, come JP Morgan, stanno adesso acquistando delle quote di maggioranza di queste società che detengono i diritti su queste piattaforme elettroniche. E purtroppo quando succede questo io ho sempre, voglio dire, dei dubbi su poi gli andamenti di quello che saranno poi queste valute elettroniche. Però non dimentichiamo che anche l'euro, il dollaro, i franchi svizzeri, insomma, sono tutte valute elettroniche che vengono create dal nulla. E qua purtroppo c'è ancora la concezione di pensare che quando il signor Rossi va in banca e chiede un mutuo, la banca poverina si priva di 200.000 euro che sta dando al signor Rossi per pagare le rate della sua casa. In realtà non è così. Quindi facciamo chiarezza su questa cosa. Diciamo che io ti posso citare, guarda, proprio alcune citazioni davanti, per esempio, le banche creano il denaro nel momento in cui lo prestano. Questo sta scritto in Money Banking and Monetary Policy, scritto dalla Federal Reserve Bank di Dallas, 2007. Le banche estendono il credito con la creazione di denaro. Questo lo dice il quarto bollettino, della Bank of England, quindi la banca centrale d'Inghilterra, dice proprio queste testuali parole. Oppure, quello che fanno quando concedono prestiti è accettare impegni di restituzione rateale in cambio di credito sul conto dei mutuari. Questo lo dice la Federal Bank di Chicago. Quindi ormai, come vedi, sono le stesse banche ad ammettere che creano denaro dal nulla. Io ho sollevato questa questione anche in ambito giudiziario, cioè nel senso che io come consulente tecnico ho preso parte, diciamo, a questo giudizio che ancora non si è concluso contro una grossa banca d'affari italiana, dicendo: guardate, cara banca, voi create denaro dal nulla e tra l'altro non lo registrate nemmeno correttamente in bilancio, o meglio, non seguite i principi contabili internazionali per registrare questa creazione di denaro dal nulla. Le conseguenze quali sono? Che le azioni valgono di meno, quindi voi state truffando gli azionisti. Pagate meno tasse perché le banche, invece di dichiarare tutto quello che creano dal nulla, ne dichiarano molto di meno. Quindi, quando poi vengono tassate, ovviamente lo Stato italiano incassa meno soldi dalle tasse dei bilanci bancari. Quindi, ci sono tutte delle conseguenze molto, molto pesanti che ne vengono fuori da questa situazione qui. Ecco perché, alla fine, vedi, per me che conosco magari questo sistema qui, tutte queste valute elettroniche non mi sconvolgono più di tanto, perché poi alla fin fine anche l'euro, anche il dollaro sono tutte valute elettroniche. Cioè il circolante, per dire cartaceo, che circola nel mondo sarà appena un 2-3% rispetto a tutta la massa di monete elettroniche in circolazione. Quindi, come puoi vedere, è poca cosa. Se poi vogliamo credere che il Bitcoin, il Litecoin, ormai ci sono più di 3.000 valute elettroniche, una cosa del genere, che ormai si stanno inventando una continuazione, non è che mi sconvolge più di tanto, a maggior ragione poi che queste piattaforme sono poi gestite dalle grandi banche d'affari. No, questo è un tema molto interessante perché io non sono un economista, quindi non ho le tue competenze, no? E quindi rischio di dire, spesso forse l'ho detto, no? Anche magari una cavolata, però faccio questo ragionamento proprio sulla moneta elettronica e la creazione di moneta, cioè che sostanzialmente, come un po' aveva già ventilato Grillo, no? Negli spettacoli ispirati ovviamente dagli studi di Hawiti degli anni 90, quando faceva la fatidica domanda, no, di chi sono i soldi, eccetera, eccetera. Oggi con la moneta elettronica, questa moneta appunto viene creata sostanzialmente dal nulla, non c'è un corrispettivo, diciamo, tangibile. Quindi
Quindi mi sono sempre dato questa spiegazione, cioè il motivo per cui non viene dato a tutti, no? Un minimo, diciamo una sorta di versamento elettronico che a loro non costa nulla e che già tra l'altro appunto viene creato, è più un motivo nel senso di ordine sociale, cioè se tutti comunque avessero un reddito, diciamo, non quello come viene presentato di cittadinanza, diciamo una cosa un po' diversa, scollegata anche dal lavoro, probabilmente diciamo le esigenze dei cosiddetti poveri tra virgolette sarebbero diverse e magari tante cose non le farebbero senza la necessità, senza il bisogno. Cioè quello che volevo dire è che non è una ragione prettamente economica, ma è una ragione più che altro di controllo sociale. Ecco, volevo chiederti se c'è un fondo di verità su questo o effettivamente creare, diciamo, ampliare ulteriormente la creazione di moneta elettronica poi creerebbe degli scompensi a livello di contabilità o di non so cosa. Ma guarda Fabio, io ti faccio un esempio. Io anni fa ero in contatto con un deputato della Confederazione Svizzera e lui aveva idea di proporre proprio in Parlamento il discorso dell'assegno universale. Cioè lui diceva al di là del proprio benessere, della propria ricchezza personale, tutti quanti devono avere un budget da spendere ogni mese per soddisfare i bisogni primari, quindi comprare cibo, avere un tetto sotto cui dormire, quindi poter pagare l'affitto di casa, quindi soddisfare proprio i bisogni dell'essere umano. E lui l'aveva chiamato assegno universale, che è una cosa totalmente diversa dal reddito di cittadinanza di cui si parla spesso negli ultimi anni, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle. Ed è una cosa che io condivido. Lui presentò questa proposta al Parlamento svizzero e la Confederazione disse: uno, non abbiamo i soldi per dare questo assegno universale a tutti i cittadini, e due, qualora avessimo avuto i soldi, ci avremmo pensato 10 volte prima di darli, perché questa cosa potrebbe generare apatia, proprio usarono queste parole, apatia nella collettività, come per dire, se noi diamo i soldi a tutti quanti, questi poi nessuno lavora e nessuno fa più nulla. Ovviamente è una risposta, come dire, su cui ci si dovrebbe comunque farsi un po' di domande, nel senso che noi stiamo andando verso un'era in cui il lavoro, ormai basta vedere i dati, è in netto calo, si compra quasi tutto online tranne il cibo, ma ormai voglio dire tra Amazon, eBay, Zalando, compriamo tutto quello che ci serve online, quindi o lavori per una di queste grandi multinazionali come Amazon, Google, Facebook, oppure voglio dire il lavoro proprio dell'artigianato locale, della manifattura locale sta andando a sparire. Se tu ti guardi intorno e vai in una piazza di qualsiasi città, vedi che sono aperte solo banche, bar o ristoranti e basta, ci sta nient'altro. E quindi la necessità, cioè il fatto di dover dare un reddito a qualsiasi cittadino, a prescindere se lavora o non lavora, ormai è diventato quasi una sorta di obbligo che dovrebbero avere i governi, perché appunto non ci saranno più altre fonti di reddito. Quindi io sono prettamente a favore del fatto che ci sia un reddito, ma che deve essere un reddito universale, cioè dato a tutti i cittadini, quindi non dato solo ai cittadini che magari non lavorano o si trovano in situazioni di difficoltà economica, proprio perché un reddito del genere potrebbe poi aiutare, ovviamente va messo in circolazione, perché il signor Rossi ottiene ogni mese 1.000 euro così sul conto corrente, dopodiché questi 1.000 euro li va a spendere e paga il saloniere, paga il negozio di scarpe, quindi si paga lo stipendio di questi commessi, quindi è un denaro che entra in circolo, e solo attraverso la circolazione poi del denaro cresce l'economia a tutti gli effetti, quindi aumenta il PIL, il prodotto interno lordo e via dicendo. Ma se c'è una rarefazione monetaria, quindi il reddito di cittadinanza non esiste, l'assegno universale non esiste, abbiamo debiti da pagare, soprattutto debiti privati, in cui i cittadini sono indebitati appunto con finanziari e banche da restituire, tra l'altro i cittadini sono vessati dall'agenzia di riscossione per cartelle esattoriali che riguardano magari 10, 15, 20 anni fa, che tra l'altro sono pure prescritte, però molte persone non lo sanno e le continuano comunque a pagare. Quindi in una situazione del genere è ovvio che l'economia ristagna
il paese Italia non cresce, assolutamente non riesce a crescere. Quindi io sono assolutamente a favore di una sorta di assegno universale che è molto più ampio della semplice platea del reddito di cittadinanza, che magari toccherebbe solo pochi milioni di italiani. Ma un assegno universale va dato a tutti e 60 milioni di italiani, solo così può stimolare la crescita economica. Però tu poi mi potresti dire, vabbè, però sapete, i soldi in cassa non ci sono, come li facciamo? Ritorniamo sempre al discorso principale. A me mi fa piacere che tu hai citato Auriti, il professor Auriti. Credo che in Italia sia stato proprio il capostipite di questa lotta al sistema bancario, perché lui ha fatto capire come la moneta sia anche e soprattutto uno strumento giuridico per amministrare un paese, un governo, ma anche un'amministrazione comunale o regionale che sia. Giuridico perché? Perché purtroppo la moneta detta poi tutta una serie di condizioni economiche, sociali e anche giuridiche di per sé. E quindi io sono prettamente d'accordo sul fatto che comunque ci dobbiamo liberare da questa sorta di dittatura finanziaria, e quindi finché dobbiamo chiedere in prestito soldi alle banche per poi gestire la nostra spesa pubblica, ci troveremo sempre sul fatto che o dobbiamo fare dei tagli, quindi vuol dire meno spesa pubblica, meno servizi ai cittadini, quindi dobbiamo investire meno nella sanità, dobbiamo investire meno in ricerca e sviluppo, dobbiamo investire meno per esempio in quello che riguarda la protezione del cittadino, quindi sempre meno fondi per le forze armate, ovviamente intendo non l'esercito, ma per esempio carabinieri, polizia che devono controllare insomma, la sicurezza del cittadino. Quindi, oppure dobbiamo pagare degli interessi più elevati per avere questa liquidità, degli interessi più elevati sui titoli di Stato. Quindi, come vedi, è un cane che si mangia la coda. E quindi da come ne usciamo da questo impasse? Ne possiamo uscire solo quando lo Stato diventa totalmente indipendente da questi poteri forti, che sono le banche, che sono i fondi di investimento, e stampa la sua moneta. Sembra una cosa, voglio dire, da complottista, ma io credo che tra 10 anni anche il cittadino medio ci arriverà, visto che prima, voglio dire, le persone 10 anni fa non conoscevano nemmeno il signoraggio, il debito pubblico, lo spread. Siccome, voglio dire, l'italiano ci arriva a piccoli passi, penso che tra 10 anni vi sarà chiaro anche questa situazione e forse ci sarà un risveglio di massa, almeno è quello che mi auspico. Però purtroppo in questa situazione vedo che si ha ancora difficoltà a capire perché si genera il debito pubblico, perché non ci sono i soldi. È molto semplice, i soldi non ci sono perché lo Stato non li stampa, non li crea e li chiede in prestito a delle istituzioni private che sono le banche. In tutto questo, fammi aprire una parentesi sui fondi di investimento. Al di sopra delle banche ci sono i grandi fondi di investimento, come per esempio BlackRock, Blackstone, che è uno dei più grossi fondi di investimento immobiliare. ABAR, che è un fondo lussemburghese, sono dei fondi che per esempio vengono a fare degli acquisti a mani basse per quanto riguarda le società strategiche italiane. Quindi acquistano quote di società nel campo della ferrovia, nel campo appunto dei trasporti aerei, porti, aeroporti, energia, e alla fine sono loro che detengono le quote di maggioranza in queste società, che invece dovrebbero essere proprio gli asset strategici dello Stato italiano. Invece li stiamo svendendo ad americani, lussemburghesi, inglesi, cinesi, li stiamo svendendo loro. Invece dovrebbero essere delle imprese al 100% in mano del pubblico, quindi al 100% nelle mani statali. Invece purtroppo a causa del fatto che queste azioni sono poi sul mercato alla fine li compra chi ha più soldi. E quindi arrivano questi fondi di investimento che hanno miliardi e miliardi di liquidità e comprano tutto a prezzi proprio stracciati. E quindi anche su questo bisognerebbe porre una sorta di freno, però purtroppo lo Stato in molte situazioni, trovandosi a secco di liquidità, è costretto a vendere queste azioni al miglior offerente. I migliori offerenti purtroppo sono cinesi, francesi, tedeschi, americani, che stanno acquistando le nostre imprese a prezzi stracciati.
sul discorso sempre della moneta elettronica, nel caso, intanto se secondo te si arriverà mai davvero all'eliminazione totale del contante e se questo può essere pericoloso nel senso che un giorno, come oggi che ne so, avviene con la chiusura, no, del credito delle banche tramite le banche dati, eccetera, una moneta solamente elettronica, il giorno che si vorrà chiudere il rubinetto a un cittadino qualunque. Questo qui, insomma, rimarrebbe escluso, no, da ogni circuito di pagamento. È uno scenario, secondo te, plausibile o no? No, lo scenario è più che plausibile e anche nefasto, direi, perché è ovvio che il discorso fatto è molto semplice, nel senso che si pensa che introducendo la moneta elettronica, allora sparisce l'evasione fiscale, sparisce l'elusione fiscale, perché ovviamente tutti i tracciamenti poi saranno controllati e quindi non c'è più modo di fare pagamenti a nero. Il discorso può essere vero da un lato, ma i grandi evasori di certo non aggirano questo sistema in maniera molto tranquilla, fanno quello che in gergo viene definito panino irlandese in salsa olandese, cioè, o meglio mi spiego, aprono delle società in Irlanda dove magari attraverso degli accordi con lo Stato pagano il 3% di tasse sugli utili, dopodiché i diritti se li fanno scontare in holding aperti in Olanda, dove su un certo tipo di prodotti, di servizi, addirittura c'è lo 0% di tassazione e quindi fanno degli utili miliardari senza pagare nulla, assolutamente nulla. Quindi fanno praticamente delle triangolazioni fiscali, mettiamole così, in cui ci sono di mezzo questi paradisi fiscali come Wealthy, come l'Islanda, come le holding aperte in Olanda, oppure con conti a Panama, è famoso lo scandalo, no, dei conti panamensi, eccetera, eccetera, dove non pagano assolutamente nulla di imposte. Ma questo voglio dire, i grandi gruppi finanziari, scusami, le grandi multinazionali come Google, come Facebook, come Amazon, lo fanno ormai da anni e fanno dei fatturati miliardari e ci pagano sopra delle tasse che sono delle briciole rispetto al fatturato. Il problema poi sarà invece per il piccolo commerciante, perché il piccolo commerciante che magari ha una salumeria, ha un negozio che vende scarpe, ha un negozio che vende abbigliamento e magari fattura a fine mese 1.000-2.000 euro, insomma, bene che vada, quello dovrà pagare di tasse fino all'ultimo centesimo e col livello di tassazione che abbiamo in Italia, che tra l'altro è uno dei livelli più elevati in tutta Europa, facendo un calcolo rapido tra IVA, IRPEF, addizionali comunali, addizionali regionali, IVA e compagnia cantante, voglio dire, abbiamo un livello di tassazione che tocca quasi il 68-70% di tasse, che è un livello enorme, se paragonato per esempio al 10% dell'Irlanda o magari parliamo di cifre intorno al 21-22% della Svizzera, paesi che se la passano molto meglio di noi, voglio dire. Quindi o il livello di tassazione scende a un livello tale che arriviamo a pagare le stesse tasse degli altri, quindi paghiamo tasse intorno al 5-10%, allora introduciamo una moneta elettronica, tutto controllato, tutti pagano le tasse e tutti siamo contenti. Ma in un sistema del genere, in cui c'è una scompensazione a livello fiscale, questo sistema non può reggere. Cioè l'Unione Europea era stata strutturata in modo tale che sì, ok, abbiamo avuto tutti la stessa moneta, però intanto il regime di tassazione è diverso da paese in paese, quindi non c'è una omogeneità fiscale. Se tu vai a vedere l'IVA, per esempio in Italia è al 22%, ma in altri paesi ci sono aliquote diverse, anche molto più basse rispetto a quelle italiane. Quindi come fai a reggere una competizione europea a livello fiscale, se poi le tasse sono diverse da paese in paese? Allora, o crei un'omogeneità fiscale, quindi tutti paghiamo le stesse tasse, ma non tutti solo in Italia, tutti proprio a livello europeo, oppure un sistema che non regge, non puoi competere a questi livelli, non puoi competere con paesi come la Germania, la Francia, che hanno dei livelli di tassazione meno elevati del nostro e un livello di produttività più efficiente del nostro, non puoi competere assolutamente a questi livelli qui.
Quindi, ritornando al discorso della tua domanda, sicuramente arriveremo nel giro di qualche anno ad annullare il contante, quindi circolerà solo moneta elettronica. Ma questo, a mio avviso, con le condizioni che ci sono adesso, se queste condizioni non cambieranno, sarà una situazione nefasta per qualsiasi cittadino o comunque imprenditore italiano. Perché nel momento in cui io non riesco a pagare le tasse e tu mi chiudi il conto corrente, io non posso far circolare più nulla, non posso pagare i miei fornitori, non posso più pagare i miei dipendenti, quindi automaticamente sono costretto a dichiarare fallimento. Già adesso ci sono, leggevo dei dati Istat tra l'altro giorno, quasi 2-3 fallimenti dichiarati all'ora. Allora, cioè in Italia ci sono ogni ora 2-3 imprenditori che chiudono la trasmissione. Ed è una situazione sconvolgente, perché se tu ti guardi intorno, ti ripeto, basta andare in qualsiasi piazza d'Italia, vedi aperte solo filiali bancarie, o comunque quello che regge ancora il discorso del cibo, quindi il food, tutto ciò che riguarda il mercato del food and beverage, ancora regge. Ma poi tutto il resto, il calzolaio locale che vivi all'angolo della strada, non lo trovi più, l'orologiaio non lo trovi più, cioè tutte queste realtà che riguardano l'artigianato, la manifattura locale, purtroppo stanno scomparendo. E io credo invece che questo era un patrimonio unico che avevamo in Italia e purtroppo si sta sfaldando sotto i colpi di queste regole europee che sono sicuramente nefaste per l'economia italiana. Salvatore, grazie davvero di averci fatto comprendere meglio anche i temi di questi giorni, alla luce delle tue ricerche, dei tuoi lavori, e spero di risentirti presto. Grazie. Grazie Fabio, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.